Non è il primo incontro che facciamo per parlare di questo tipo di argomento introdotto con l'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo del 2000, numero 74, modificato nel corso del 2010 con il decreto legge del 78, ma è estremamente importante, soprattutto per gli addetti ai lavori, per discutere di un corpo estraneo del sistema penale tributario. Ma soprattutto un corpo estraneo rispetto al sistema penale tributario per come è stato delineato negli anni 2000, appunto con l'istituzione di questo, tra i vari articoli, anche dell'articolo 11 della norma sui reati tributari. Rispetto al sistema preordinato dal decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, vedo che c'è già. Ok, no, invece si legge. Rispetto alla norma, insomma, del decreto legislativo 74 del 2000, che è costruito intorno a un ristretto, molto minuto numero di fattispecie caratterizzate da rilevante offensività sugli interessi, ecco, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si è posta in maniera disarticolata, disallineata rispetto al resto. Dobbiamo fare una premessa. L'articolo 11, per come è stato istituito, andiamo direttamente al cuore del problema, per come è stato istituito, come è stato introdotto, è stato introdotto appunto come una clausola di salvaguardia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la definizione che poi vedremo nel cuore della norma, salvo che il fatto costituisca reato più grave ante modifica derivante dal decreto legge 78-2010, è stata necessaria, come si legge nella relazione governativa alla modifica, ad escludere l'operatività del diritto nel caso in cui il fatto fosse risultato riconducibile al pagamento, al paradigma punitivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale. In buona sostanza, la clausola di salvaguardia, appunto, salvo il caso di reato più grave, è venuta meno nella vigente versione, quella post modifica del decreto legge numero 78 del 2010, con appunto l'introduzione del modificato articolo 11 derivante dall'articolo 29 del 78, del decreto legge 78-2010. Perché? Perché questa modifica? Partiamo un po' dalla storia, diciamo, della norma. Modifica resasi necessaria per la sostanziale inapplicabilità della norma, o meglio, una norma che fino alla modifica del 2010 è stata utilizzata in maniera molto pacata, molto difficile da utilizzare, soprattutto perché non trovava affinità con casi di specie che erano ricondotti nell'idea del legislatore all'interno della disciplina dell'articolo 11, ma che in realtà non riuscivano a trovare soddisfacimento dalle tutele ivi previste. Per cui, cosa accadeva? Che era posto in contrapposizione il reato di sottrazione fraudolenta a quello più grave di bancarotta, per cui 9 volte su 10 le di disposizioni che potevano rientrare nelle condotte e negli elementi oggettivi e soggettivi del reato, appunto, della sottrazione fraudolenta andavano a ricondursi proprio perché si poteva ricreare con le stesse condotte un reato più grave, che era quello della bancarotta, all'interno della disciplina della bancarotta. Problematica parallela a questa del reato del paradigma punitivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale in contrapposizione con l'articolo 11 della sottrazione fraudolenta del pagamento delle imposte era la modifica che poi ha avuto luce anch'essa nel 2010. Poi si dice perché nel 2010, cioè perché nel 78-2010? Perché nel corso dell'adeguamento della norma anche in termini di valori economici, parliamo poi delle soglie che andiamo a definire dopo, ci si è resi conto che vincolare l'applicazione o la condotta della sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta al momento immediatamente successivo alla cristallizzazione del debito tributario, all'inizio soprattutto di un'attività della riscossione, rendeva sostanzialmente inapplicabile la norma. Quindi la modifica della 78-2010, che poi è stato anche convertito con la legge 122 del 2010, ha garantito un volto diverso all'articolo 11. Ha dato una nuova definizione al concetto dell'oggetto giuridico tutelato, perché? Perché fa un nuovo riferimento al momento in cui si realizza la condotta fraudolenta, o gli atti simulati o gli atti fraudolenti propri della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, e ha dato una molto più pericolosa,
applicabilità in termini materiali, cioè pratici, di questa norma e soprattutto una sua maggiore utilizzabilità da parte delle procure. Dobbiamo dire che già c'era, già l'articolo 97, comma 6 del DPR 602 del 73, puniva con la reclusione fino a 3 anni il contribuente che a fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi e sovrattasse avesse compiuto successivamente all'inizio di accessi, ispezioni e verifiche e dopo la notifica degli inviti e delle richieste previste dalla legge, ovvero dopo la notifica degli atti d'accertamento, atti fraudolenti sui propri e su altri beni. Quindi la norma del 2000 già nasce su un tappeto, diciamo, normativo che era quello del 602 del 1973, del quale si è approfittato per la modifica in termini di valuta, passaggio tra lire ad euro, per garantire una modifica tout court di tutta la disciplina della penale tributario che avesse appunto un risvolto, come lo è stato poi con questo articolo 97,6 del 602 del 73, all'interno di una penale rilevanza, attribuendo a tutte le fattispecie di penale rilevanza affini al tema tributario una propria disciplina con la 74 del 2000. Quindi, però, cosa accadeva? Che la definizione appunto del 97 che vi ho appena letto, cioè l'inizio di un accesso, l'inizio di una fase accertativa o comunque si parla di inizio di una fase esecutiva, quindi già un'attività riscossiva attiva, non latente o potenziale, comportava solo in quel determinato caso l'applicazione di questa pena, che all'epoca era ricondotta a una soglia di 10 milioni di lire, poi successivamente trasferita a 50 mila euro. Come dicevo, questo è, diciamo, la fattispecie preordinata a tutto quello che andremo a dire dopo, proprio perché garantiamo un inquadramento storico cronologico alla norma stessa, quindi passaggio dalla 602 del 73 con la norma del 1973, con la modifica della 74 del 2000 e con quindi la nascita dei reati tributari e l'ulteriore modifica alla disciplina anche dell'articolo 11 con il decreto legge 78 del 2010 modificato con la legge 122 del 2010. Appariva quindi una norma, quella derivante dalla modifica, prima modifica o quella, o meglio prima istituzione di questa diciamo tutela penale a un reato tributario come quello della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. E quindi alla possibilità che le imposte venissero riscosse, quindi un pregiudizio per la riscossione delle imposte, nasceva sostanzialmente con la 602, col DPR 602 del 73, depotenziato. Cioè aveva una incapacità di poter reagire ai bisogni. Sì, è sempre la stessa. Sto facendo un inquadramento proprio per garantire che le prossime slide, essendo poche, proprio per il tempo che abbiamo a disposizione, siano più mirate a fatti di specie e non facciano, diciamo, questo discorso introduttivo, che però è necessario per capire di cosa andremo a parlare: oggetto giuridico, condotte e soglie. Quindi sostanzialmente non operativa, una norma che di fatto non garantiva un'applicabilità concreta ai casi di specie e che la stessa relazione illustrativa aveva praticamente disatteso in termini di impegni. Questo ha portato la modifica del 2010 e quindi una modifica legata principalmente all'esigenza di garantire una tutela ante inizio della procedura di esecuzione, dove ci fosse semplicemente la necessità di inquadrare il pericolo per l'attività riscossiva dell'erario e una potenziale atteggiamento, condotta dissimulatoria o fraudolenta affinché si realizzasse appunto il reato. Nel 2010, con il decreto legge 78, è stato aggiunto un secondo comma che, se leggiamo dopo, lo vedremo insieme, è totalmente, diciamo, disallineato anch'esso al primo, perché riguarda principalmente il fattore transazione fiscale, il comportamento che può avere. E il comportamento che può avere il contribuente, in questo caso eventuale indagato nel procedimento,
di gestione della pratica di riduzione potenziale parziale anche solo attraverso la procedura di transazione fiscale di cui al 172 ter della legge del Regio Decreto 267 del 42 sulla legge fallimentare. Andiamo adesso al dettaglio sugli oggetti giuridici. Perché oggetti e non oggetto? Perché l'oggetto giuridico nella fattispecie di inquadramento del reato di sottrazione è molteplice, è variegato. Tutto quello che diremo è sormontato purtroppo e avvalorato purtroppo per fortuna, da sentenze di Cassazione ormai che hanno raggiunto un equilibrio sul tema, perché come avete potuto vedere la norma non è giovane, non è neanche vecchia, ma non è giovane. Nasce già del 73, per cui già c'è una base, ma la modifica del 2000 è stato, un taglio tout court rispetto al passato, perché vedete bene, capite bene, che già il momento in cui si realizza la condotta rispetto alla nascita del debito tributario è determinante. Quali sono le condotte? Allora, innanzitutto dobbiamo fare un riferimento a quali sono gli oggetti giuridici. Gli oggetti giuridici, come abbiamo detto, quindi il diritto di credito del fisco, il diritto di credito erariale, la garanzia patrimoniale spettante al fisco sui beni del contribuente e soprattutto la procedura di riscossione coattiva. Sono tre diversi lati della stessa medaglia, probabilmente una medaglia ampia, composta da tre lati, però l'oggetto giuridico in questo caso è coerentemente ripartito in queste tre differenti situazioni. Perché? Perché il diritto di credito rappresenta chiaramente l'interesse ultimo tutelato dalla fattispecie, cioè quello di che l'erario nella sua attività di riscossione e di accertamento abbia il sostanziale diritto al credito, la cui sussistenza non deve essere per forza attuale, ma anche solo potenziale. Questa è la grande differenza tra la situazione ante legge decreto 74 del 2000 e poi la successiva modifica del 2010 che ha aggiunto il tema della transazione fiscale rispetto alla normativa pre-reati tributari. Qual è un altro tema, sempre nell'ambito, questa volta nell'ambito della garanzia patrimoniale? La garanzia patrimoniale è un tema di depauperamento, cioè che questa garanzia non sia scossa da comportamenti anche leciti del contribuente, che però possano anche solo presumibilmente mettere e potenzialmente mettere in discussione e attraverso una potenziale diminuzione, quindi un depauperamento della garanzia patrimoniale. Sulla procedura di riscossione, questa abbiamo detto già in anticipo che non è necessario che essa sia attiva. D'altronde si tratta di un reato di pericolo, quindi anche solo la potenziale frustrazione della procedura di riscossione coattiva rientra nella fattispecie dell'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta a pagamento di imposte. Sempre nell'ambito dell'inquadramento, quindi, quali sono le dinamiche che si sviluppano? Tolgo, se no, leggiamo tutti e male. Sono quelle caratterizzate, a differenza ma come spesso accade nei reati tributari, sono quelle caratterizzate da un dolo specifico, cioè l'idoneità della condotta posta in essere dall'agente di utilizzare un determinato comportamento, strumento giuridico finalizzato al tentativo, anche solo tentativo, di depauperare, pregiudicare o frustrare il credito tributario. La norma in questo senso è stata utilizzata, in questo senso quindi è stato utilizzato lo strumento del dolo specifico proprio tenuto conto anche della vaghezza della norma, cioè al seguito della modifica degli anni 2000 con l'istituzione dell'articolo 11, la norma descrive sostanzialmente la condotta di riferimento caratterizzata da atti simulati e da altri atti fraudolenti. Qual era il rischio? Che rientrare nella disquisizione tra cosa sia atto e cosa sia atto fraudolento lascia ampi margini di discrezionalità al collegio inquirente ed eventualmente giudicante, perché proprio perché la superfluità del danno eventuale nell'epoca avrebbe potuto garantire una sorta di soggettivizzazione dell'illecito, con il rischio anche costituzionalmente orientato che questo potesse diventare per forza sfavorevole
ha una qualsiasi condotta che, seppur lecita, ricordiamo, il valore della potenziale liceità è un elemento nel caso di specie, ma non è dirimente, quindi seppur lecita, abbia comportato quello che ho detto, cioè depauperamento, frustrazione o pregiudizio per il debito accumulato nei confronti dell'erario. Anche questo tema si pone nell'ambito cronologico, cioè nell'accertamento del merito tributario, che non per forza, purtroppo per il principio del doppio binario, si connette con la punibilità o con la procedura penale di accertamento del reato. Quindi c'era un pericolo, si deve indagare circa l'esistenza di un pericolo indubbiamente reale e tenere conto in sede esegetica al fine di offrire eventualmente, ove possibile, una lettura della norma idonea a consentire il superamento dello stesso. Quindi assume rilevanza penale le condotte che in base al giudizio ex ante, rapportato al momento della condotta, effettuato sulla base di elementi conoscibili e ad hoc, caso per caso, nonché per gli ulteriori dati in possesso del soggetto attivo, risultino idonei ad integrare il danno ritenuto significativo e quindi prospettare un'ipotesi di sottrazione fraudolenta ex articolo 11. Nell'ambito del dolo è chiaramente coscienza e volontà, quindi la volontà di sottrarsi al debito, superando la soglia dei 50.000 euro, e poi vedremo come è ripartita in termini di imposte, interessi e sanzioni, che in ogni caso, anche in presenza di comportamenti legittimi, è astrattamente compatibile con il reato, anche in assenza dell'insorgenza di un debito tributario. Basterebbe anche solo sapere di aver omesso un pagamento di un debito o di aver utilizzato strumenti giuridici che vincolano il comportamento del contribuente ad azioni che tutelano il proprio patrimonio rispetto agli interessi italiani. Cos'altro aggiungere sul tema del dolo? La volontà di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari, e quindi questa condotta caratterizzata da atti, come abbiamo detto prima, simulatori o fraudolenti in ogni caso, quindi con un ampio ventaglio di situazioni, è un atteggiamento di tipo programmatico, consapevole, cosciente e programmatico per evitare l'insorgenza del debito tributario o l'insorgenza del dovere di pagamento erariale. Quindi si predispongono ante, ecco perché il giudizio l'ha fatto ante, gli strumenti per sottrarsi all'esecuzione coattiva. In tema di condotta, invece, sempre nell'ordine dell'inquadramento sostanziale del reato, è chiunque aliena simulatamente o compie atti fraudolenti. Seppur l'alienazione simulata può essere inquadrabile sotto due distinte fattispecie, come quella simulazione assoluta e quella di simulazione relativa, che poi non è nient'altro che l'interposizione fittizia, il tema più cogente e utilizzato, abusato a volte anche dalla Suprema Corte di Cassazione, è quello appunto degli atti fraudolenti. Uno, per la definizione stessa di atti, cosa si intende per atto in generale, cioè qualsiasi tipo di comportamento, o è sufficiente considerare tra gli atti anche le condotte eventualmente omissive, e poi sul tema di fraudolenza, marginalmente enorme in termini di definizione come tipo di qualifica di un atto, ma in ogni caso può essere disciplinato, come dice la Cassazione del 2015, come utilizzo di artifici che prospettino una situazione diversa rispetto a quella reale, con un intento di sviamento rispetto alla situazione reale, posto l'interesse primario al corretto svolgimento della procedura di esecuzione forzata. Questa è stata considerata nell'epoca, questa Cassazione 2015, come un'interpretazione di tipo restrittivo. Atti, ecco, torniamo al tema, atti o comportamenti. I giudici hanno sempre identificato la figura di atti e comportamenti con qualche difficoltà e non di rado purtroppo a pregiudizio degli indagati imputati. E quindi la condotta dell'articolo 11 può essere, abbiamo detto, sia simulata con una condotta di alienazione simulata che sia anche relativa, oppure con altri atti fraudolenti, ma che connotano tutti, nello stesso modo, un comportamento che racchiude vaghezza
e comunque una volontà malvagia. Questo dice la Cassazione, dice anche la dottrina, ma è inquadrabile come quel tema di comportamenti che recano in grave pregiudizio la possibilità di riscossione di un eventuale debito tributario o comunque che rappresentano uno strumento, un veicolo affinché il debito tributario possa anche solo parzialmente essere messo in pericolo per quanto riguarda la propria capacità riscossiva. Simulazione, interposizione fittizia e fraudolenza. Allora, questo tema è, come abbiamo detto, derivato dalla modifica che c'è stata con il decreto legge 78 del 2010 sulla norma 74 del 2000, in particolare l'articolo 11, proprio per garantire un rapporto e riscontrare l'assenza di specialità rispetto alla bancarotta fraudolenta, che erano ipotesi, come abbiamo detto all'inizio, l'inquadramento della situazione, sovente in concorso tra loro e che, sempre in ambito di questo concorso, sono state appunto superate con questa disposizione. Andiamo alla norma. La norma, come abbiamo detto, ha delle parole chiave che io ho cercato di sottolineare e soprattutto si distingue in due commi. Secondo, come abbiamo detto, sostanzialmente scisso dal primo perché riguarda esplicitamente il tema della transazione fiscale e riguarda in particolare quindi le dinamiche all'epoca in vigore sulle modifiche appunto della transazione fiscale dell'articolo 182 ter, che ancora oggi poi sono oggetto di ulteriori correttivi, crisi d'impresa e dopo lo discutiamo eventualmente alla fine. Però la norma è chiara. Fa dei riferimenti a parole, non la leggo, la potete leggere autonomamente. Comunque si tratta di una sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi e sanzioni amministrative relative a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro. Per chi aliena simulatamente o compie atti fraudolenti su proprio altrui beni, potendo garantire un pregiudizio o comunque rendere che siano idonei, questo è importante, a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione. Se l'ammontare dell'imposta di sanzione di interesse è superiore a 250.000, si applica la reclusione maggiorata. Il secondo comma, abbiamo detto che diciamo, srazza totalmente dall'incipit della norma principale, ma fa riferimento anche in questo caso a dei punti di connessione, seppur il disallineamento è evidente, perché si tratta di coloro che mettono o possono ingannare attraverso le operazioni, poi vedremo anche l'intervento in questo caso dell'extraneus, cioè dei soggetti terzi rispetto al debito tributario, che possano anche solo ipoteticamente e parzialmente garantire per sé ed altri un pagamento parziale dei tributi attraverso lo strumento, l'utilizzo del 172, cioè della transazione fiscale, apportando elementi attivi nella valutazione, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e elementi passivi fittizi per un ammontare complessivamente superiore ai 50.000 euro. Cosa accade? Nella proposizione della transazione fiscale all'interno delle procedure diciamo, straordinarie e fallimentari del codice della crisi, si realizza al suo interno la proposta di transazione fiscale che, se pone elementi passivi, come ho detto, ed elementi attivi, come ho detto, possono garantire la prosecuzione di la commissione di reati come l'articolo 11 della 74 del 2000, perché si pone in difficoltà un ostacolo all'ufficio finanziario nell'ottica dell'accordo all'interno della transazione fiscale affinché si ottenga, ecco, il profitto del reato, un pagamento parziale dei tributi. Ok, la soglia di rilevanza. La Cassazione 2018, che è quella che cito sempre, ma perché è la più chiara secondo me sul tema. Intanto vediamo il codice inserito qui a sinistra. In relazione al diritto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, definisce il limite di 50.000 euro che sia stato appunto, lo considera riferito al solo debito con l'erario e non anche al valore dei beni oggetto di fraudolenta spoliazione, che può pertanto essere inferiore a questo limite. Perché questo? Perché tale interpretazione ermeneutica fatta proprio dalla sentenza del 2018 finisce con rendere in pendenza di un debito con l'erario a rischio reato tutte le vendite di beni garanzia. Quindi sostanzialmente cosa accade? Che chiunque si trova in costanza di debito tributario senza l'applicazione di questa soglia deve temere che qualsiasi operazione
di dismissione patrimoniale possano ricondurre ipotesi di sottrazione fraudolenta. Le esigenze funzionali a carattere preventivo, riscossivo, poste a fondamento di tale indirizzo rientrano nel delitto di sottrazione al pagamento delle imposte verso la tutela dell'intangibilità della garanzia patrimoniale generica offerta dal contribuente al fisco, finendo tuttavia per incrinare i principi cardine della proporzione, equità e tipicità. Ecco perché è stato estremamente criticato questo tema, oltre che il tema degli atti giuridici presi in considerazione per quanto riguarda la definizione di fraudolenza, anche e soprattutto il tema dell'incidenza della soglia. E in questo senso si sviluppa uno dei temi dell'oggetto giuridico del reato di cui abbiamo parlato prima, cioè la diminuzione della garanzia patrimoniale dell'erario e l'incompatibilità temporale tra riscossione e giustizia penale. Questo è un tema annoso sul profilo stesso del doppio binario e quindi sulla inefficacia della procedura di riscossione che può essere solo potenzialmente messa in discussione, ipoteticamente anche solo parzialmente messa in pericolo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, data l'incongruenza temporale e cronologica dei momenti accertativi tributari e di riscossione degli stessi tributi, salvo particolari differenze tra i tributi, diciamo, accertati in maniera diversa da quelli canonici o quelli che derivano da accertamenti autonomizzati, insomma, altre situazioni, nel caso di specie, la condotta penale e la riscossione dei tributi è estremamente probabile che di fatto non abbiano le medesime situazioni, non abbiano la medesima ragione temporale. Quindi il tema cosa comporta? Comporta purtroppo che questo disallineamento, anche e soprattutto di tipo temporale, tra la giustizia amministrativa e la riscossione, soprattutto dei tributi, che non riguarda per forza la cristallizzazione del debito tributario, ma potrebbe anche solo essere frazionata, cioè temporanea, cautelare per l'erario, come pensiamo al caso dell'accesso al ricorso in commissione tributaria che comporta il pagamento di un terzo del tributo, anche soltanto quel terzo del tributo eseguibile dall'amministrazione, dall'Agenzia della Riscossione e i termini dell'accertamento penale circa l'effettività della penale rilevanza di una condotta ex articolo 11 del 74 del 2000 possono non coincidere. Ecco, sempre nell'ottica dell'oggetto, la diminuzione della garanzia patrimoniale, sempre nell'ambito dell'incompatibilità tra la riscossione amministrativa e la giustizia penale, consente di discutere di alcune sentenze che poi potremmo ampliare anche da ultimo, col caso, per esempio, del famoso quadro di Sgarbi, che è stato oggetto di una sentenza per cui il fatto non sussiste, quindi escluse ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Pensiamo al caso anche, lo accenno soltanto, poi casomai ne discutiamo anche in altre situazioni, alla sentenza, ecco, questa molto interessante di agosto 2024 del trasferimento di denaro all'estero. Pensate che la Cassazione ha censurato sulla scure della diminuzione della garanzia patrimoniale, come il titolo di questa slide, un soggetto che trasferiva in pendenza di debito tributario consapevole, cioè che fosse consapevole dell'esistenza di un debito tributario, trasferiva dal conto corrente italiano ad un conto corrente estero, attraverso un giroconto bancario, la sua disponibilità di denaro. Ciò perché risponde alle esigenze che ci siamo detti fino adesso, cioè la potenziale difficoltà che il contribuente, indagato, imputato, arreca all'ufficio delle imposte, all'erario, per il potenziale recupero del debito tributario, comporta di per sé una condotta ascrivibile al reato di sottrazione fraudolenta. L'esistenza di una procedura di riscossione coattiva in atto fosse un elemento indefettibile della procedura di incriminazione, anche se le successive orientamenti, che purtroppo sono all'ordine del giorno, l'ultima che ho citato qui è del 2009, ma abbiamo a 18, 20, 23, questa è l'ultima che vi ho raccontato, vi ho rappresentato la sentenza dell'8 agosto 2024, la 32274, ma ne abbiamo tante altre. Abbiamo la sentenza molto interessante sulla bancarotta e sottrazione fraudolenta in pendenza di un affitto d'azienda a valore irrisorio. Ecco, l'orientamento oggettuale prevede che la Corte, in sintonia con il pensiero della dottrina maggioritaria, non ritiene più necessaria, ai fini della sussistenza del reato, la pendenza di una procedura di riscossione, come dice coerentemente anche la norma, è stata oggetto di interpretazione.
Questo, abbiamo detto già più volte in precedenza, crea un problema dalla dottrina maggioritaria rilevato, però di estrema soggettivizzazione del diritto penale tributario in contrasto con la concezione del reato quale fatto offensivo tipico di un bene protetto. Qui abbiamo un fatto potenzialmente offensivo e abbiamo un bene potenzialmente protetto o comunque un potenziale bene protetto proprio per la sua incapacità di considerarsi definitivo e cristallizzato, perché l'assurdo potrebbe essere che in pendenza dei vari gradi di giudizio, facciamo un esempio, andiamo nell'assurdo, dei vari gradi di giudizio in Corte di Giustizia Tributaria, nelle more ci siano state delle soccombenze da parte del contribuente che, guarda caso, nel corso degli anni di questo contenzioso tributario, che sappiamo non essere assolutamente breve, tutt'altro, soprattutto quando si approda per il contenzioso per Cassazione, si vedrebbe un'immediata esecutività dell'imposta, quindi una potenziale consapevolezza dell'esistenza del debito tributario, peraltro per assurdo anche attuato in termini di riscossione e quindi eseguito dall'amministrazione finanziaria, quantomeno per i primi terzi che si affrontano, quindi la riscossione provvisoria che si affronta, appunto affrontando, chiedo scusa per il gioco di parole, i vari gradi di giudizio. Nelle more potrebbe esserci un'accusa, un processo e una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, per poi vedersi assolvere, o meglio, aver ragione in sede di merito in Cassazione per la declaratoria d'annullamento degli atti tributari. Ecco, questo sarebbe un paradosso in cui c'è un giudizio di merito che nei tre gradi legittimi del giudizio porta ad un annullamento della pretesa tributaria che nelle more ha già visto essere stata contestata per quanto riguarda il pregiudizio al credito erariale, con condanna per l'articolo 11 della 74. Sempre nell'ambito della protezione patrimoniale, questa sentenza 2009 riguarda in particolare le condotte. L'ho citata perché è interessante per l'idoneità dell'atto simulato ritenuto fraudolento a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato. Procedura di riscossione, ripeto, perché per qualora non fosse chiaro, che non è necessario sia abbia visto i suoi natali, cioè non è necessario che sia in corsa, non è necessario che vi sia. Basta soltanto sapere, contribuente che omette di versare le ritenute, che omette di pagare le imposte, sa benissimo di non aver pagato le imposte, perché è un comportamento chiaramente di fatto, e si trova a essere consapevole di non aver versato le imposte, in attesa del debito tributario cristallizzato attraverso un atto di accertamento, un avviso bonario, una comunicazione, un'ispezione, una verifica, e neanche neanche nel più roseo immediato passare attraverso mancanza di pagamento degli avvisi di accertamento e quindi successivamente alla debenza attraverso una fase di riscossione coattiva che può portare a un pignoramento e quant'altro. Ebbene, questa situazione di potenziale e lungimirante pianificazione comporta la suscettibilità ad essere inquadrati all'interno, come condotta tipica del reato, all'interno della sottrazione fraudolenta. Ecco, qui parliamo dell'estraneus. Il tema dell'estraneus è stato negli ultimi giorni, non so se avete, diciamo, siete imbattuti nelle ultime Cassazioni, soprattutto di quest'estate, che riguardavano la figura dell'estraneus, però non nelle figure proprie dell'articolo 11 della 74 del 2000, quanto nella responsabilità per le sanzioni tributarie in presenza di reali agenti nella realizzazione del debito tributario e in particolare dell'articolo 7 del decreto legge 269 del 2003. Bene, queste ultime sentenze che ci sono state, se non sbaglio, l'ultima è la 23.229 del 2004, del 2024, chiedo scusa, la precedente è la 26.97 e la 2.1.122, sempre del 2024, hanno riportato un po', diciamo, di timore per i professionisti e gli addetti ai lavori nell'ambito dei principi di responsabilità o corresponsabilità per quanto riguarda le sanzioni dell'autore delle violazioni della condotta appunto tributariamente accertata. Qui siamo in un'altra fase, siamo in un'altra natura, che è quella appunto della partecipazione del soggetto esterno, l'extraneus, che può essere tanto un soggetto diverso dal reo,
da colui che si è occupato realmente di beneficiare della sottrazione fraudolenta del pagamento di imposte, ma un suo professionista, ad esempio, incaricato, o un soggetto terzo che ha garantito per lui, che ha prestato fideiussioni bancarie nell'ambito oppure che ha prestato il suo nome per il trasferimento di denaro all'estero. Ecco, questa figura, qualora abbia contribuito sul piano materiale alle false indicazioni fornite dal contribuente, ad esempio nell'ipotesi di transazione fiscale, rientra di diritto, diciamo, nella valutazione degli inquirenti per quanto riguarda la partecipazione a un procedimento di sottrazione fraudolenta a pagamento dell'imposta. Basti solo citare il professionista attestatore, pensiamo alla transazione fiscale, colui che nell'ambito della determinazione degli elementi attivi e elementi passivi fittizi riesce, diciamo, a ottenere il favor dell'amministrazione finanziaria per una riduzione importante, parziale, seppur parziale anche minima, ma comunque superiore ai 50.000 euro del debito tributario, rientra di diritto nel timore, appunto, di una partecipazione a un processo per sottrazione fraudolenta. Il rischio appare poi particolarmente rilevante, cioè il rischio della partecipazione di un extraneus, anche professionista. Pensiamo all'attestatore del piano concordatario, ma possiamo vedere anche colui che basta che asseveri, per esempio il commercialista incaricato, i dati aziendali per utilizzabili appunto nell'ambito di una procedura, ove si ritenga che le false indicazioni relative agli elementi attivi e passivi possano essere costituite anche da valutazioni estimative, e quindi così come avviene per esempio in relazione ai reati di cui gli articoli 3 e 4. Quindi queste valutazioni estimative, che poi scontano, diciamo, la valutazione di professionalità di un soggetto, in caso di specie l'extraneus terzo, ma concorrente nel reato, sono di grande preoccupazione appunto per gli addetti ai lavori, proprio perché identificate all'interno codificate all'interno di questo articolo 11, la sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta, attraverso una giurisprudenza che purtroppo ne ha quasi abusato. Se ci fate caso, il tema stesso di questa partecipazione all'extraneus, che è tanto di moda adesso con queste sentenze del 2024 sulla partecipazione in concorso con l'autore delle violazioni sostanziali, e quindi la partecipazione in termini sanzionatori, per la parte sanzionatoria del debito, se pensate, è un tentativo di dare ulteriore applicabilità a norme che già di per sé sono estremamente fragili in termini di limiti ai contribuenti e di limiti all'applicazione del corretto principio di teoria dei beni giuridici tutelati. Pensate che in termini generali un po' tutto il profilo del penale tributario, quindi un po' tutto anche, quindi la sottrazione fraudolenta, ma un po' tutta la 74 del 2000, prevede che ogni fattispecie di reato debba essere posta a protezione di un'entità astratta, che è proprio il bene giuridico tutelato. Ebbene, il buon esito della procedura esecutiva non può essere la mannaia che definisce tutti i comportamenti attivi e passivi di contribuenti che si trovano ad affrontare, anche solo presumibilmente, seppur consapevolmente, l'esistenza e a fronteggiare l'esistenza di un debito tributario. Tema altrettanto spiacevole nel caso di specie, che come tutti i reati tributari comportano l'applicabilità della confisca per equivalente. Ora, il tema della confisca per equivalente è un tema molto spinoso, complesso, oggetto anche di ultime modifiche, oggetto di Corte di giustizia europea, oggetto di CEDU, molto, molto, molto dibattuto, soprattutto per quanto riguarda la situazione italiana, che prevede diciamo, sanzioni afflittive di tipo amministrativo che esorbitano rispetto normale in termini quantitativi, e che per essa stessa definizione rappresentano una sorta di ulteriore sanzione rispetto a quella amministrativa, quasi più vicina a quella della penale rilevanza. Ma il tema della confisca, ancorché per equivalente, è stato introdotto nel 2007 e riguarda appunto la possibilità di confiscare in maniera equivalente alle imposte evase beni di chi si sia reso responsabile di reati di natura fiscale. La particolarità della confisca per equivalente sta nel fatto che, qualora i beni costituenti prodotto, profitto, prezzo del reato non siano individuabili o appartengono a persone estranee al reato, il giudice
deve disporre la confisca su altri beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente. Sul tema interessante, una sentenza che ho reperito qualche tempo fa per preparare questo incontro, del 2023, la 20 febbraio 23, numero 7041, riguardante appunto l'affitto d'azienda che può rientrare nell'ipotesi di condotta fraudolenta propria dell'articolo 11 della 74 del 2000. Perché è interessante? Non tanto per il valore stimativo dell'affitto d'azienda, che è poi quello che ha garantito purtroppo di rientrare all'interno della disciplina, ma proprio per come è stato combinato il sequestro. Ebbene, il sequestro è stato disposto, leggo dalla sentenza, in via diretta sui beni della società. Si tratta di una società che ha dato in affitto parte dell'azienda ad un'altra società e sostanzialmente svilendo tutto il patrimonio, la capacità patrimoniale di questa azienda concessa in affitto e svilendola a valori sostanzialmente irrisori. Si trattava di un distributore di benzina e di un bar, a un valore minimo di circa, un canone mensile di circa 1.500 euro. Sui beni della società, il sequestro era stato disposto, chiedo scusa, leggo la sentenza, sui beni della società, ovvero in caso di incapienza per equivalente nei confronti dei beni di proprietà o anche solo nella disponibilità delle legali rappresentanze fino alla concorrenza del valore dei canoni percepiti in forza del contratto di affitto d'azienda. Tribunale, il riesame confermava la misura cautelare ritenendo sussistenti i presupposti del fiducio. Siamo comunque ancora in fase cautelare, ma anche se si tratta di comportamenti di sequestro preventivo. La confisca avviene in fasi diverse, chiaramente in fasi successive, però è identificativo del fatto che, ove non ricorrano le garanzie economiche, patrimoniali per attingere al reo, si andrà anche nei confronti chiaramente di colui che ha commesso il reato, quindi non soltanto della società che era debitrice di imposta, ma anche per il valore dell'operazione di per sé fatta, considerata fraudolenta, al fine di beneficiare appunto del profitto del reato. L'irretroattività della disciplina della confisca è stata sancita dalla Corte Costituzionale del 2002, che ha stabilito che, essendo la confisca essendo uno strumento meramente ed eminentemente sanzionatorio, è sottoposto al divieto di retroattività delle sanzioni penali previsto dall'articolo 25 della Costituzione. Ripeto, c'è stata una CEDU su questo tema, che è piuttosto nota, però nella quale non mi addentro per non essere eccessivamente lungo. Però c'è un tema, che il tema dell'irretroattività riguarda soprattutto, in particolare, il tema della penale rilevanza. Perché la Corte di Cassazione del 2011 ha stabilito che l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivata sulla sussistenza di indizi di colpevolezza, non essendo indizi richiesti ai fini applicativi, e ciò in quanto è sufficiente per l'adozione della misura cautelare reale la presenza del fumus, come abbiamo detto prima nella sentenza del 20 febbraio 2023, e cioè l'ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato rilevabile dalla pendenza di un'imputazione e senza possibilità di apprezzamento quanto alla fondatezza dell'accusa. Consegue che nel giudizio incidentale di impugnazione attraverso il provvedimento che dispone il sequestro, il controllo del giudice di riesame non può che investire, non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi a una determinata, l'astratta possibilità di assumere il fatto come determinata ipotesi di reato. Sempre nell'ambito del tema della confisca per equivalente, la Cassazione del 2017 parla proprio della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e ha precisato che l'articolo 11, oggetto il profitto del reato, è obbligatoria, diretta o per equivalente, nel caso di specie, la confisca, così accantonando quell'orientamento che qualificava i beni oggetto di sottrazione come strumenti del reato e quindi conseguentemente confiscabili ex 240,1 del codice penale. La Cassazione però in questo caso riporta la propria riflessione sull'individuazione della misurazione del profitto del reato e afferma che lo strumento appunto della confisca non deve contenersi nei limiti massimi dettati dall'ammontare del debito fiscale, ma può, questo è estremamente particolare, estendersi a valori anche superiori, ovviamente, naturalmente, ciò sia consentito dal valore oggetto del bene di sottrazione alla garanzia. L'esempio è se un affitto d'azienda è dal valore stimato di 1.000 euro mese per 12 mesi, quindi il valore è quello lì, e il valore reale
del bene sottratto è estremamente maggiore o diverso, si terrà in considerazione non tanto il valore oggetto dell'atto fraudolento quanto del reale valore attribuibile al bene. Ora, il tema è anche importante perché chiaramente, come dicevamo prima, il rischio è che un contribuente si trovi sostanzialmente bloccato dalla scure della sottrazione fraudolenta in qualsiasi tipo di operazione egli voglia porre in essere, proprio per la paura di rientrare in ipotesi di sottrazione fraudolenta anche solo dismettendo parte del proprio patrimonio. Perché? Perché magari c'è un'offerta interessante per la vendita del proprio patrimonio che potrebbe non esserci tra una settimana o che in situazioni di particolare disagio o situazioni di difficoltà economica è meglio vendere a cifre inferiori rispetto che alle cifre più consone di mercato. Pensiamo all'esempio dell'affitto d'aziende, che può sì prevedere aziende sane, ma può prevedere anche aziende che sono sostanzialmente in fase liquidatoria e che molto probabilmente non hanno più il valore che avevano prima proprio perché gravate da innumerevoli debiti. Ecco, il tema è qui, e la Cassazione del 2020 parla proprio di questo, cioè non si configura il reato di sottrazione al pagamento delle imposte nel caso in cui il socio amministratore con un ingente debito ceda simulatamente alla madre un immobile tenuto a titolo personale. La Cassazione in questo caso fa una sottigliezza rispetto alla disciplina generale, dice che sostanzialmente non c'era nel caso di specie la responsabilità da parte del socio amministratore della SRL per il debito tributario della società e quindi la possibilità di azionare a suo carico una procedura di riscossione coattiva. Mettiamo il caso di un imprenditore che abbia con la propria attività di impresa purtroppo accumulato un debito tributario importante e che intenda personalmente dismettere parte del proprio patrimonio a soggetti a lui vicini, in questo caso era la madre, potrebbe essere moglie, figli. Ebbene, una situazione di questo tipo è emblematica perché la Corte di Cassazione in questo caso è stata particolarmente attenta, non era scontato, alla titolarità del debito tributario. L'imprenditore accumula debito tributario con la sua sostanziale partita IVA. Salvo responsabilità personali di qualifiche di autore delle violazioni al debito tributario, il debito tributario è stato accumulato nella qualità di persona giuridica. La figura dell'imprenditore quindi non pone in discussione, non crea un pregiudizio, una frustrazione, un depauperamento del debito erariale, del credito erariale, perché dismettendo parte del proprio patrimonio personale. Lo farebbe nel caso, qualora lo facesse, sarebbe un depauperamento, qualora dismettesse proprio patrimonio riconducibile all'azienda, e ciò a valori magari irrisori o comunque attraverso atti fraudolenti o simulazioni. Ecco, la legge fallimentare è transazione fraudolente e sottrazione fraudolente, ex articolo 11, questo è il secondo comma, quello che vi avevo detto essere parzialmente disallineato rispetto al principale comma 1. Ecco, nella determinazione, anche solo estimativa, lasciamo perdere la partecipazione del terzo extraneus, ma di elementi attivi inferiori a quelli effettivi ed elementi passivi fittizi superiori entro i 50.000 euro nell'ambito della procedura della transazione fiscale dell'182 ter, è determinante per quanto riguarda il comma 2. Pensate all'importanza della transazione fiscale in termini di superamento del principio di disponibilità dei tributi. Oggi parliamo di crunch down fiscale, parliamo di CEDU anche in questo senso. Ebbene, pensate quanto era rilevante il tema della transazione fiscale e assolutamente innovativo per garantire un comma 2 di un reato fiscale come la sottrazione fraudolenta. Bene. Ove nell'ambito della procedura di transazione, all'interno ad esempio di un piano di concordatari, si decida di l'amministrazione finanziaria sia stata indotta in errore nella diminuzione di una partecipazione al gettito erariale da parte di un determinato contribuente che ha aderito alla procedura e che ha cercato l'accordo con l'ufficio, riportando elementi, come ho detto prima, attivi o passivi, fittizi sostanzialmente, ebbene, siamo dinanzi a un'ipotesi tipica di comma 2. È sanzionata la condotta di chi incide sulla volontà dell'amministrazione finanziaria di aderire a una determinata proposta concordataria o ad un accordo di ristrutturazione del debito, da cui deriva poi la procedura di transazione fiscale, e quindi l'ipotesi è anche soltanto quella di indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al netto della qualità del funzionario, della propria discrezionalità amministrativa, della capacità di scegliere nella funzione pubblica
tra una determinazione tout court del tributo attuale, cristallizzata e definitiva, ovvero accettare un pagamento inferiore proprio perché maggiormente favorevole rispetto alla procedura di esecuzione tributaria, che probabilmente verrebbe di per sé ad essere più lunga, costosa e magari infruttuosa rispetto a quella proposta nell'ambito della procedura di transazione fiscale. Sempre in questo senso, nonostante la superficialità del dettato normativo che oggettivamente ha previsto la soglia di rilevanza penale caratterizzata dalla somma tra elementi attivi omessi e elementi attivi fittizi, in questo caso comunque il dolo specifico vale a configurare il reato come fattispecie di pericolo concreto. Perché? Perché più volte già rilevato circa l'incidenza sul piano dell'offettività della forma del dolo, in particolare nell'ambito dei reati tributari. Ecco, qui è importante perché l'utilizzo del termine all'interno del comma 2 per altri consegna all'interprete, diciamo il depositario, delle richieste, da una parte e dall'altra, quindi l'addetto ai lavori, consegna all'interprete anche l'ipotesi in cui venga in considerazione un debito tributario riferibile a un ente collettivo e non valga ad estendere la sfera dei possibili autori del diritto a soggetti diversi dal contribuente o da chiunque sia coinvolto nell'ambito di un ente collettivo a svolgere le funzioni di contribuente, quindi un reato chiaramente proprio. Le operazioni straordinarie, come si innestano? Come si comportano, come si connettono le operazioni straordinarie e di ristrutturazione del debito all'interno della scuola della fraudolenza, sempre nell'ambito del fondo patrimoniale e garanzie patrimoniali potenzialmente depauperabili per l'ufficio, si pone il tema ad esempio della cessione d'azienda, dell'affitto d'azienda, anche se non è dismissione ma è soltanto concessione e locazione. Si pongono le ipotesi di le attività che decide di spostarsi da una forma individuale a una forma collettiva e viceversa. E comunque ci sono varie cassazioni che ho riportato, la più interessante è quella del 2011 perché riguarda l'operazione di ristrutturazione societaria che sarebbe fraudolenta perché si sarebbe rivolta a una perdita, in una perdita patrimoniale netta per la società debitrice. Pensiamo al caso delle aziende che sono in oggettiva difficoltà, anche in presenza e per probabilmente la presenza di un ammontare del debito tributario mostra che non consente, ad esempio, di superare i parametri attuali della crisi d'impresa. Ecco, in questo caso il debito tributario potrà essere movimentato, dovrà sempre sottostare alla scure di una valutazione sulla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ma sicuramente ha una sua dignità, perché negli ultimi tempi, soprattutto con i nuovi correttivi della crisi d'impresa, ancora tutti, diciamo, da leggere. Si pone ancora di più un tema di contrapposizione tra il dovere e il pregiudizio del credito tributario accumulato nel tempo e il dovere di rispettare i criteri propri della crisi d'impresa, delle nuove norme sulla crisi d'impresa. Notizie di oggi sono quelle più famose, cioè quella della possibilità in sede di sospensiva degli accertamenti tributari, quindi facendo ricorso al giudice tributario, si accede alla procedura, magari per istanza di sospensione, degli atti a un trasferimento degli atti concessa la sospensiva da parte del giudice tributario, un trasferimento degli atti al giudice dell'esecuzione, chiedo scusa, al giudice ordinario fallimentare per valutare la liquidazione giudiziale delle aziende. Pensate alle aziende che dimostrano uno stato di difficoltà tale per cui non possono sottostare al debito tributario per come è dovuto, per come è tipizzato ai tempi di legge, a sensi di legge, e nello stesso tempo dimostrando la propria incapienza, la propria impossibilità per far fronte al debito tributario, si trovano a un giudice, un collegio giudicante di commissione di Corte di Giustizia Tributaria che trasferisce gli atti una volta concessa la sospensiva al giudice ordinario fallimentare per valutarne la opportunità di una liquidazione giudiziale. Ecco, in questo senso le norme confondono tra di loro sono particolarmente gravose per il contribuente, proprio perché deve il contribuente o comunque l'addetto ai lavori che si occupa della materia tributaria non può e non deve sottostare soltanto alle valutazioni di tipo principalmente tributario o di condotte ascrivibili a reati tributari, ma deve sottostare anche a valutazioni circa le modifiche che ci sono nell'ambito della crisi di impresa.
Altri temi interessanti sono quelli che riguardano la pianificazione fiscale tout court, la governance d'impresa, penso al fondo patrimoniale, penso al trust, e a ipotesi che la Cassazione a vario titolo valutato per la qualificazione di fattispecie criminose, ad esempio nell'istituzione di un trust o di un fondo patrimoniale. In particolare nel fondo patrimoniale ci sono delle giurisprudenze anche piuttosto recenti, ma anche sull'obbligo degli amministratori nel tema della bancarotta fraudolenta, e riguardano le ipotesi di inversione dell'onere della prova sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l'elemento materiale della sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposto. Quindi tutte queste operazioni che possono essere di segregazione patrimoniale, che non per forza rispondono a esigenze di pianificazione fiscale, ma basta soltanto considerarle tali per, diciamo, tutelare il proprio patrimonio rispetto a un'aggressione dell'amministrazione finanziaria di tipo esecutivo, bene, sono tutte ipotesi che possono rientrare in quello che ho detto. Rispondo alle domande dopo perché sennò mi perdo, abbiamo finito. Ecco, la teoria della tendenza espansiva. Questa è una valutazione che gran parte della dottrina ha fatto sulla condotta tipica della sottrazione fraudolenta, dove il dolo è stato rinvenuto nell'abuso dello strumento giuridico utilizzato per la sottrazione stessa. E quindi l'esigenza di tutelare la frustrazione dell'obiettivo della riscossione non possono restare relegate ad una mera soglia di superamento, che è poi quella di 50 o 250 mila, ma deve essere formulata utilizzando una valutazione, abbiamo detto, ex ante e apprezzata riguardo in relazione in particolare al grado di influenza che la condotta manifesta rispetto all'efficacia della riscossione. Cioè atti che paiano in grado di vanificare la riscossione, anche solo in parte, diminuendo l'entità del recupero che l'amministrazione finanziaria sarà verosimilmente in grado di realizzare. Ecco, questo tema si sposa ad esempio male con alcune dinamiche giuridiche che riguardano in particolare le posizioni di dismissione patrimoniale. Perché? Perché quanto è, per esempio, abbiamo fatto l'esempio del trasferimento di denaro all'estero al proprio conto corrente. Ecco, quanto è necessario punire un soggetto contribuente di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte quando qualsiasi funzionario pubblico può verificare e eventualmente accedere al recupero sul conto corrente estero di una somma di denaro che magari lo stesso contribuente ha trasferito all'estero per beneficiare di tassi più vantaggiosi o per avere meno costi di conto corrente? Ecco, non è sufficiente il richiamo alle valide ragioni economiche, molto spesso non lo è, non è altrettanto sufficiente puntare sulla capacità dell'ufficio di poter controllare ulteriormente o di fare riferimento a altri strumenti giuridici, come ad esempio la ripetizione degli indebiti o l'annullamento di contratti, donazioni, penso a tutte queste ipotesi, che possono essere messi in piedi dall'amministrazione finanziaria senza per forza ricorrere al reato di sottrazione fraudolenta per ulteriormente affliggere il contribuente, oltre già al debito tributario che lo affligge. E poi ci sono, e qui mi taccio, le procedure appunto di rientro dal debito tributario, l'adesione, il ravvedimento, rottamazione, saldo e stralcio. Pensate all'ultimo ravvedimento che è stato fatto, quello straspeciale di questi giorni, che è stato utilizzato nel 18-22 per andare a garantire una maggiore partecipazione al concordato preventivo biennale. Ecco, sono tutte ipotesi di rientro dal debito tributario che sicuramente favoriscono il tema della sottrazione fraudolenta, o meglio, di esclusione dal tema della rottamazione fraudolenta pagamento delle imposte, ma che comunque sia rappresentano quasi un escamotage per il contribuente giuridicamente e normativamente previsto per rientrare dal proprio debito. Questi sono gli strumenti a tutela del patrimonio che potete utilizzare, diciamo, come slide, e per il resto ho concluso. Grazie.